Renzo Piano, il più famoso architetto del mondo, compie oggi 80 anni e li festeggia a Parigi, in Rue des Archives, dove egli ha lo studio. Lo festeggia circondato da pochissimi amici, con i quali certamente non discuterà di architettura, ma discuterà di poesia e letteratura. Renzo Piano nasce a Genova da una famiglia di costruttori, una famiglia agiata. Il padre vuole che egli intraprenda questa attività, ma Renzo Piano disobbedisce al padre, si iscrive alla facoltà di architettura, studia prima a Firenze e poi al Politecnico di Milano. E si laurea brillantemente. Comincia la sua attività incontrando altri colleghi e soprattutto un amico fraterno che sarà l'architetto Albini. Ecco, primi studi, primi lavori. Ma nello stesso tempo Piano comincia a muoversi. Va a Parigi, va a Londra. Va anche in America, incontra maestri, incontra docenti, qualcuno che è in condizione di indirizzarlo e di, come dire, dargli la spinta per quella che sarà poi una carriera fulminante. Ebbene, matura già qui il primo indirizzo di Piano. E gli dice: l'architetto non deve essere un qualche cosa di estraneo al mondo, deve essere un capomastro, un muratore, ma deve sapere anche di latino. E che cosa significa questa espressione? Significa che bisogna mettere insieme la sapienza artigianale, la sapienza struttiva insieme alla poesia, alla letteratura, alla musica. È questo, in un certo senso, il primo messaggio di Piano. Renzo Piano esplode nel 1971. Conosce un americano, l'americano Rogers, un Richard Rogers, un architetto che non va per la maggiore, ma con Piano, ecco, fa scintille. E i due partecipano al concorso internazionale per la costruzione del Centro Culturale Pompidou a Parigi. Bene, progettano che cosa? Progettano questo centro come un gioco trasgressivo contro la cultura tradizionale e immagino una specie di astronave che cala su Parigi, una specie di meccano gigantesco fatto tutto ad incastri. L'edificio è in acciaio, gli impianti, gli ascensori, tutto è messo all'esterno in una visione anche molto colorata. E sorprendentemente questo progetto vince, sbalordendo il mondo della cultura, sbalordendo gli stessi ambienti dell'architettura. Ecco, comincia da questo momento la grande avventura di Renzo Piano in tutto il mondo. E allora eccolo a New York a costruire il building del New York Times, eccolo a Berlino a Potsdamer Platz a rifarla interamente, eccolo a Osaka e all'Auditorium di Roma che è fatto come tre grandi ostriche. Insomma, una carriera veramente che lascia stupiti. Renzo Piano lavora oggi
alacremente a tanti progetti, ha perlomeno per le mani 200 progetti, ma ne sta seguendo 20 accuratamente e moltissimi sono soprattutto progetti da realizzare in America. Lavora con la bottega, con 150 collaboratori che si trovano nello studio che piano ha sopra le colline di Genova, perché Piano ha sempre pensato che il lavoro dovesse essere di gruppo, di squadra, con un sistematico dialogo. Ecco, diciamo ancora alcune cose in questo profilo, un profilo che, come voi potete immaginare, data la complessità del personaggio, si presenta anche con alcune lacune. Piano ha sempre insistito sui progetti sostenibili. Che cosa significa? Significa in pratica che bisogna tener conto sempre delle risorse del luogo dove l'opera andrà collocata. E ultimamente si è impegnata nel riammagliare le periferie, che lui vede come un grande serbatoio di violenza, e ha dato una mano anche dopo il terremoto di Amatrice. Ha lanciato, anche su iniziativa del governo, l'idea di un grande censimento del nostro patrimonio edilizio. Senza questo censimento noi corriamo sempre brutti rischi ogni qualvolta la natura, diciamo così, ci offende. Due città sono care a Renzo Piano. Parigi, dice, mi ha catturato, è stata, diciamo, la mia giovinezza ed è stato il fondamento della mia cultura. E Genova. Genova per la quale lui ha grandi progetti. Genova è leggera, dice Piano, è leggera come l'acqua. Ed essa, ecco, è come una nave che galleggia. E Piano ritorna sempre in questa città con rinnovato amore. Renzo Piano è senatore della Repubblica. Diciamo la verità, non è stato molto amato dagli ambienti accademici, ma si è rifatto perché soprattutto i giovani lo considerano un maestro. Festeggia, abbiamo detto, gli 80 anni. A chi gli ha chiesto qualche cosa su questo tempo che passa, su questo tempo che diciamo rappresenta oggi anche una materia di studio per Piano, l'architetto più famoso del mondo ha risposto un po' infastidito, come rispose Picasso a chi gli chiedeva che cosa si provava a 80 anni. E Piano ha risposto: ci vogliono molti anni per diventare giovane. Ecco, Raffaele Perillo, il nostro factotum, l'ha detto alle ricerche, ha preparato per Renzo Piano questo omaggio con un tentativo di, come dire, ingabbiarlo nel suo lungo percorso artistico, nel suo lungo percorso di grande architetto italiano.